Buon pomeriggio e ben ritrovati. Siamo al nostro terzo appuntamento di questo percorso dal tema accompagnamento spirituale delle persone con stati di coscienza alterati. Abbiamo già messo due tasselli importanti. Nel nostro primo incontro abbiamo definito in maniera un po' generale quali sono gli stati patologici di coscienza alterata e abbiamo cercato di individuare anche i rispettivi bisogni spirituali. Nell'incontro invece di giovedì scorso abbiamo scelto un tema particolare, uno stato particolare che è quello delle persone con Alzheimer. Oggi il nostro terzo appuntamento vede anche una specificità e dedicheremo la nostra riflessione agli stati di coscienza alterata di persone con disabilità psichica e diverse disabilità. Ricordo che questo percorso è organizzato dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana che è diretto da Don Massimo Angelelli. E con noi oggi ad illuminarci su questo aspetto Don Diego Pancaldo, sacerdote della diocesi di Pistoia, teologo, eh, docente di teologia spirituale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, ma il motivo per cui oggi l'abbiamo chiamato, oltre che anche con la sua teologia potrà illuminarci, e perché accompagna persone con disabilità eh, psichica o diversa disabilità. Presso la Fondazione Mike eh, è un acronimo che sta per Maria Assunta in Cielo. E mi piace anche questa eh, definizione, eh, questo titolo no, della, della Fondazione, perché eh, proprio per il fatto che si dedica a persone con disabilità, eh, Maria Assunta in Cielo io me la immagino sempre come qualcuno... Che vola no? oltre eh, le nostre fragilità, che, sta, che, che è una di noi comunque, e però eh, è, è una che vola sopra, sopra le difficoltà, sopra le fragilità, addirittura anche sopra la morte. E poi è una bella immagine eh, di qualcosa che anche noi diventeremo. Eh, e quindi eh, Insomma, è una bella immagine per, per accompagnare persone, ma non voglio dilungarmi oltre perché poi avremo tempo di ragionare insieme a Don Diego Pancaldo su questo aspetto. Ricordo ai partecipanti che è possibile rivolgere del, delle domande al relatore scrivendo nella chat di, di YouTube, poi io rivolgerò quello che voi chiederete al nostro relatore. E ancora un, un ricordo che questo stesso incontro, questa trasmissione, la potrete seguire sia con il link di YouTube che avete utilizzato oppure sul canale YouTube CEI, Pastorale della Salute, dove trovate questa trasmissione, le due precedenti, ma anche tutti gli altri incontri, tutti gli altri webinar che l'Ufficio ha realizzato in questi ultimi anni. E adesso cedo volentieri la parola a Don Diego Pancaldo. Grazie anzitutto per il suo intervento l'ascoltiamo volentieri grazie a voi dell'invito saluto tutti e, e voglio dire appunto che <coughs> vivo dentro questa realtà della disabilità proprio in questa comunità quasi da 50 anni prima come volontario poi come catechista poi come consacrato e infine come anche sacerdote ed è appunto una grazia stare in mezzo alle persone con disabilità <ride> a volte c'è da domandarsi chi accompagna chi tanto per intendersi ecco, un mio un ragazzo appunto che ho seguito fino a quando era eh, piccolo con sindrome di down una volta mi ha detto a bruciapelo dice ma te che faresti senza di me e lì per lì sono rimasto un po' sorpreso ma devo dire ecco, che sicuramente senza le persone che mi hanno accompagnato in questi anni dentro questa fondazione eh, non sarei capace di vivere quelle dimensioni di gioia che queste persone riescono in qualche modo a irradiare potendoci anche di fronte e, e al cuore diciamo del, del Vangelo ma io stasera voglio provare a dire qualcosa innanzitutto su che cosa significa accompagnamento spirituale e fare riferimento non solo a esperienze personali anche ma a cercare poi di individuare alcune linee utili per un accompagnamento spirituale delle persone con disabilità peraltro c'è anche una bella e ricca riflessione anche magisteriale su questi temi che forse non sempre è tenuta adeguatamente in considerazione e direi che c'è una definizione eh, in un libro di uno dei grandi teologi spirituali che è padre Bernard, un libro intitolato Dio personale, dove lui scriveva appunto che è possibile parlare di accompagnamento spirituale quando il credente alla ricerca della pienezza della vita cristiana riceve un aiuto spirituale che lo illumina, lo sostiene, lo guida nel discernere la volontà di Dio per raggiungere la santità. Ecco, tanti altri testi si pongono, possiamo dire, più o meno sulla stessa linea, evidenziando che il fine dell'accompagnamento spirituale è la piena maturazione in Cristo della propria umanità, la conquista piena dell'unione con Dio, sorgente di ogni santità. Secondo André Luff, l'oggetto principale della direzione spirituale consiste nell'aiutare qualcuno a nascere a se stesso, al suo autentico io, al di qua delle sue ferite e delle sue resistenze. Quindi il compito dell'accompagnatore sarà quello di far sì che la vita di Dio si sviluppi pienamente in un altro, mantenendosi attento a ciò che il tocco di Dio fa emergere in quel santuario segreto dove Cristo e lo Spirito ci vengono incontro. Ecco, in questa prospettiva, il tipo di rapporto che viene a stabilirsi tra chi accompagna e chi accompagnato diventa una relazione trilaterale di amicizia in Cristo che sollecita entrambi a crescere nella vita spirituale. Evidentemente il protagonismo è proprio del terzo cioè di dio dello spirito in questo tipo di relazione e chi accompagna deve essere secondo me innanzitutto attento a quello che lo spirito opera lo spirito eh, sollecita nelle persone che vengono appunto affidate ora questa relazione eh, dove cristo diventa il fondamento della realtà personale eh, e di ogni realtà che le persone, appunto, mettono alla base della loro comunione rappresenta proprio quel bene che mutuamente si comunicano e il termine della realizzazione della loro persona. Ecco, tuttavia, al <coughs> di là delle varie definizioni, forse potremmo far riferimento proprio ai numeri 170-171 dei Vangeli Gaudium, dove Papa Francesco ci dice che eh, l'accompagnamento spirituale deve condurre sempre più verso Dio in cui possiamo raggiungere la vera libertà. Richiede un'arte di ascoltare che è più che sentire, una capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall'esterno. Allora, c'è da domandarsi, ma tutto questo vale anche per la persona disabile, specialmente per la persona con disabilità grave? Ecco, dico subito che la risposta è evidente, sì, vale anche per le persone con disabilità e disabilità grave. In fondo è già implicita la risposta nell'affermazione che abbiamo letto ora no, dei Vangeli Gaudi. Tuttavia, vale la pena ricordare che eh, proprio in virtù di questa chiamata alla santità, alla perfezione dell'amore fondata sulla grazia del battesimo, tutti sono chiamati ad arrivare a quello che San Paolo appunto dice non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me. Quindi la chiamata alla santità riguarda tutti, quindi anche le persone con disabilità. E proprio all'inizio dell'esortazione apostolica, Gaudete ed esultate, il Papa scriveva, rallegratevi ed esultate, dice Gesù a coloro che sono perseguitati e umiliati per causa sua. Il Signore chiede tutto e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, anacquata e inconsistente. La santità consiste nell'unirsi alla morte e risurrezione del Signore in modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. È il numero 20 di Gaudete desultare. Papa Francesco, ecco, sembra riprendere così la lezione anche dei suoi predecessori, cominciare da Giovanni Paolo II, che ha fortemente ricordato nel suo magistero che la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pastorale è quella della santità, è la nuova millennio in eute. E il Concilio, non a caso, ha sottolineato che questa è la nostra vocazione universale e che le vie della santità sono molteplici e adatte alla vocazione di ciascuno, che i percorsi della santità sono personali ed esigono una vera e propria pedagogia della santità. Ecco, Giovanni Paolo II così, il nuovo millennio in eulte, riassumeva la lezione conciliare e postconciliare. Alla luce di questo principio, dunque, anche le persone disabili, hanno diritto, come tutti gli altri e direi anche più di tutti gli altri e prima di tutti gli altri, ad essere aiutati a realizzare questa misura alta della vita cristiana. Questo mi pare di fondamentale importanza, non sempre, forse c'è la coscienza riflessa di questo, ma direi che invece eh, mi pare essenziale. Ora, proprio grazie alle affermazioni conciliari, post conciliari, in questi ultimi decenni si è sviluppata la consapevolezza che i disabili hanno pieno diritto di cittadinanza nella società e nella Chiesa. Io già ne dico, eh, bisogna cogliere anche come dire, quel carisma specifico che è il loro, cioè non può esserci soltanto la logica del donare, dell'assistere. Che sicuramente è fondamentale, ma anche del saper ricevere quello che loro hanno da offrire, da donare alla realtà della Chiesa, ecco, se dovessi dire a me ogni tanto viene in mente quelle immagini delle, eh, delle membra del corpo di Cristo, e, e in fondo, proprio le membre più deboli nella visione paolina sono anche quelle più importanti, sono appunto le membre di onore il corpo di Cristo e forse questo dobbiamo sottolinearlo di più. In ogni caso in questi decenni molto impegno è stato dedicato alla catechesi, all'iniziazione sacramentale per favorire un'autentica educazione spirituale e vediamo nell'esperienza che sulla via della santità non può esserci esclusione. E anche in un recente convegno dell'ufficio eh, della catechesi per la disabilità nel 2016, o tutti o nessuno, diceva il Papa, proprio eh, rispondendo proprio anche ad una domanda di una ragazza disabile proprio della nostra comunità. E questo lo vediamo bene se pensiamo a persone disabili che hanno vissuto la pienezza dell'amore, che è la santità da Benedetta Bianchi Forro a Nennolina, a Chiara Luce Badano, eh, in contesti e in situazioni diversi, eh, vediamo come sia vera questa affermazione. Tuttavia, ecco, notava qualche tempo fa il cardinale Tettamanzi, il diritto di cittadinanza dei disabili alla vita di santità della Chiesa resta ancora oggi negato o misconosciuto, o messo in dubbio o comunque non adeguatamente valorizzato. Egli si chiedeva se si può affermare il diritto alla vita spirituale e alla santità anche per la persona disabile, soprattutto psichica e mentale. Se la persona disabile, cioè, è capace di dare una risposta completa, essere creato a immagine e somiglianza di Dio, chiamato alla comunione con gli altri e con Dio, è alla piena donazione di sé. E qui il riferimento può essere Gaudium Espesso numero 24. Anche il disabile, dunque, a suo modo, per vie originali, è in grado di vivere la sua vocazione fondamentale alla santità, la sua vocazione all'amore, a ricevere e a donare amore. Tettamanzi ricordava soprattutto che al cuore della relazionalità tipica di ogni uomo è la comunione. Il dono di Dio stesso a favore dell'uomo. Dio stesso si fa solidale con l'uomo e si dona a Lui. Lo costituisce termine vivo e palpitante della sua comunione e del suo amore di donazione. È l'abbraccio di Dio destinato a consumarsi nell'eternità, nella beatitudine del paradiso. E con le parole di Marie Hélène Mathieu, cofondatrice del movimento di fede e luce, Tettamanzi concludeva affermando che la persona disabile con i suoi limiti è capace di rispondere all'amore, di corrispondere ai desideri di Dio nei suoi confronti. Un'altra relazione, secondo me molto bella, l'ha svolta anni fa l'allora cardinale Joseph Ratzinger in un intervento del 1996 proprio al pontificio Consiglio per la Salute. E qui si interrogava proprio sulla disabilità psichica più grave. Si domandava se esistono esseri umani che non sono immagini di Dio. E rispondeva dicendo che l'uomo è immagine di Dio in quanto uomo e finché egli è uomo, è un essere umano, egli è misteriosamente proteso a Cristo, al Figlio di Dio, fattosi uomo e quindi orientato al mistero di Dio. Sottolineava che. Proprio nel volto scorticato e percosso del Cristo crocifisso si rivela l'icona dell'amore e l'uomo diventa trasparenza di Dio. Pertanto la luce dell'amore divino riposa sulle persone sofferenti, nelle quali lo splendore della creazione si è esteriormente oscurato, perché esse in modo particolare sono simili a Cristo crocifisso, all'icona dell'amore, si sono accostate a. In una particolare comunanza a colui che solo è la stessa immagine di Dio. I disabili mentali, pertanto, anche quelli che vivono una situazione più grave, partecipano partecipano in un modo particolare del mistero pasquale di morte e di resurrezione. In loro Gesù rivela l'essenziale dell'umanità, per cui Ciò che veramente conta è la capacità di amare e di acconsentire amorosamente alla volontà del Padre, che sconcertante che essa sia. Quindi essi partecipano del totale abbassamento di Cristo in vista della pienezza della resurrezione. Per cui una delle più grandi gioie del Paradiso, scriveva Ratzinger, sarà quella di scoprire le meraviglie che l'amore avrà realizzato nei fratelli e nelle sorelle più colpite, mentre noi non comprendevamo neppure come l'amore era possibile da parte loro, mentre il loro amore rimaneva nascosto nel mistero di Dio. Ecco, la conclusione era proprio questa, i disabili mentali sono immagini di Cristo da onorare, da rispettare, da aiutare nella misura del possibile, certamente, ma soprattutto immagini di Cristo portatrice di un messaggio essenziale sulla verità dell'uomo. Ogni uomo infatti è chiamato a riflettere un aspetto dell'infinito splendore di Dio, è destinato ad entrare per un itinerario che gli è proprio nell'eternità beata. Ora, questi diciamo che sono alcuni principi di fondo che motivano evidentemente la necessità di un accompagnamento spirituale delle persone con disabilità. Ma ora voglio riferirmi a dei dati esperienziali e voglio partire, prima di parlare anch'io di alcune esperienze vissute, da un'esperienza narrata da un importante autore spirituale del Novecento, che è Renowen. Renowen ha scritto tanti libri eh, significativi sulla vita spirituale tempo presente, ma l'ultimo libro è intitolato Adam amato da Dio e lui lo scrive eh, nell'ultima parte della sua vita quando si trova a trascorrere appunto un lungo periodo di tempo in una comunità dell'Arsh ad Aibrech e lì fa delle scoperte significative che vorrei appunto evidenziare proprio perché ci aiutano anche come dire, a capire come in una personalità del genere è venuto un mutamento dello sguardo, uno sguardo diverso, appunto, da parte di un uomo che sicuramente era ben eh, dentro anche le vie del cammino spirituale. In questo libro eh, parla delle difficoltà che lui incontra fin dall'inizio, vivendo in mezzo a. Eh, delle persone con disabilità grave comincia a vivere un tipo di vita assai diverso da quello che aveva condotto all'interno di prestigiose università dove fino ad allora era vissuto quindi potete immaginare no? ogni mattina doveva impiegare circa due ore per preparare questo disabile gravissimo di nome adam eh, che gli era stato affidato e questo gli, provo gli provocava preoccupazione un disagio, un disagio di non poco conto, e tuttavia, Noring attraverso il, il tempo, eh, scopre come dire, la ricchezza di Adam, la sua paradossale bellezza pur nella evidente vulnerabilità, a tal punto che via, via che passava il tempo quando lo aveva preparato e poi si dedicava ad altre attività. Sempre il pensiero di Adam gli ritornava anche quando lui non, non l'aveva accanto. E Noemi dice appunto che per lui Adam diventa l'amico, il maestro, la guida che lo conduce a scoprire più a fondo se stesso, anche le sue oscurità, ma anche la presenza di Dio. Un amico insolito, dice Noemi perché non poteva esprimere affetto, amore nel modo in cui lo fa la maggior parte della gente. Un maestro insolito perché non poteva pensare in modo riflessivo, né articolare idee e concetti. Una guida insolita perché non poteva darmi alcuna indicazione concreta e nessun consiglio. Alla morte di Adam, Noven comprende che questa persona aveva ricevuto da Dio una missione unica di guarigione che Adam era diventato per lui un'immagine del Cristo vivente. Colui, scrive, che più di ogni libro di qualsiasi autorità accademica mi ha condotto alla persona di Gesù. Quindi, fra Noven e Adam si stabilisce realmente una relazione di amicizia in Cristo caratterizzata dalla reciprocità. Noven scopre che Adam, attraverso... Lo stesso linguaggio del corpo, e noi sappiamo che i ragazzi eh, a volte con disabilità antigrave comunicano con lo sguardo, con un gesto, con un sorriso le dimensioni più profonde, ecco Adam eh, attraverso il linguaggio del corpo gli manifesta esigenze di attenzione, di accoglienza, di tenerezza, un desiderio di amore a cui egli si rende progressivamente sensibile. Adam aveva bisogno che stessi con lui senza fretta e con dolcezza. E già qui c'è, direi, un'indicazione essenziale per l'accompagnamento spirituale di persone con disabilità grave. Nowen scopre che Adam aveva una profondità interiore misteriosamente ma realmente abitata da Dio. Un cuore interamente vivo, pieno di amore, che egli poteva dare e ricevere un cuore che rifletteva il cuore di Dio, un cuore in cui la parola di Dio dimorava in intimo silenzio, scrive Noven. Questo cuore diventa per Noven la porta verso l'io autentico di Adam, a cui riconosce un'umanità non diminuita dalla disabilità. Questo nuovo sguardo conduce ad una vera amicizia spirituale, per cui Noven Può rivolgersi al suo compagno fidato, può confidargli i suoi segreti, parlargli della sua vita di preghiera. Quel che era sorprendente in tutto questo, scrive ancora Noven, era che molto gradualmente mi resi conto che Adam era veramente lì per me, ascoltando con tutto il suo essere e offrendo uno spazio sicuro al mio essere. E quindi. Si capisce no? che si verifica una sorta di inversione di ruolo tra chi assiste, tra chi accompagna e chi ha accompagnato. Adam diventa per noi un vero e proprio maestro spirituale che lo introduce ad una nuova forma di conoscenza teologica di tipo sapienziale. Dopo molti anni in cui avevo studiato, avevo sviscerato la teologia e l'avevo insegnata, Adam entrò nella mia vita con la sua vita e il suo cuore, egli mi annunciava e riassumeva tutto ciò che avevo imparato. Addirittura Noè arriva a definire Adam una guida che mi ha insegnato più di qualsiasi libro, professore o direttore spirituale. Ecco, in ogni caso, la presenza di Adam trasforma progressivamente l'esistenza di Noè. Adam possiede un potere di guarigione, un dono di guarigione, e si presenta come un puro strumento della potenza di guarigione di Dio. Ovviamente, questo mistero della persona disabile grave non si rivela ad uno sguardo banale e superficiale, ma solo ad uno sguardo contemplativo. Per esempio, nel libro narra Nobel che lo va a trovare un suo collega di università, un prete un professore di teologia pastorale, che lì riprovera di aver fatto una scelta sbagliata nel vivere in mezzo ai disabili. Eh, la giudica una vera e propria perdita di tempo. Qui ognuno può fare le sue considerazioni, no? ma chi vive una certa forma del ministero a volte eh, anche implicitamente qualche domanda da parte di altri, magari a chi non si aspetta, se la sente fare del genere. Quello che nota Noven è che questo suo amico non riusciva a vedere realmente l'identità di Adam, non ne aveva una conoscenza adeguata. Per Noven invece il tempo trascorso con questo disabile grave diventa un tempo di contemplazione, dove noi toccavamo insieme qualcosa di Dio. Con Adam conoscevo una presenza sacra e vedevo il volto di Dio ecco la santità si manifesta nella debolezza e questa è un'esperienza che anche altri fanno accanto a questo disabile grave per esempio un uomo parla di un abate camaldolese padre Bruno che anche lui era venuto a trascorrere in quella comunità un tempo di riposo sabbatico e anche lui scopre Adam come un dono che lo aiuta ad essere un monaco migliore esperto di una disciplina spirituale che Mirava ad un progressivo svuotamento di sé per entrare in comunione con Dio. <coughs> Padre Bruno afferma che in Adam ha incontrato un uomo che era stato scelto da Dio per condurci più profondamente in quella stessa comunione. Trascorrendo lunghe ore con Adam, mi sono sentito trasportato in una solitudine ancor più profonda. Nel cuore di Adam ho toccato la pienezza dell'amore divino. Ecco, a conclusione del libro, Nowen si pone delle domande che credo chi accompagna persone con disabilità grave, specialmente, eh, si pone: Adam sapeva pregare? Sapeva chi è Dio e che cosa significa il nome di Gesù? Comprendeva il mistero di Dio tra noi? Per lungo tempo ho riflettuto su queste domande. Per molto tempo mi sono chiesto con curiosità quanto Adam potesse sapere di quello che io sapevo e quanto potesse comprendere di quello che io comprendevo. Ora vedo che per me queste erano domande dal basso, domande che riflettevano più la mia ansia e la mia incertezza che l'amore di Dio. Le domande di Dio, le domande dall'alto, erano, puoi lasciare che Adam ti guidi in preghiera? Puoi credere che sono in profonda comunione con Adam? E che la sua vita è preghiera, puoi lasciare che Adam sia una preghiera vivente alla tua tavola? Puoi vedere il mio volto, nel volto di Adam. Ecco, qui si capisce no? lo spostamento che accade a Noè che accompagna una persona con disabilità grave. E qui vorrei collegarmi brevemente per fare riferimento ad alcune esperienze vissute, specialmente per quanto riguarda questa... Dimensione della preghiera, io come dicevo all'inizio, ho la grazia di vivere l'anno prossimo da 50 anni in mezzo a queste persone e quindi di partecipare anche alla celebrazione con loro, a momenti di preghiera con loro. E nonostante il lungo tempo trascorso, posso dire quotidianamente, perché io celebro quotidianamente la messa a vari gruppi di questa. Eh, centro legato alla fondazione sono circa 150 persone che quotidianamente vengono lì alla fondazione Mike ma la fondazione Mike segue circa 2000 persone tra la provincia di Pistoia e di eh, e la zona appunto di Pescia, Montecatini e poi qualcuno viene anche da Firenze eccetera e devo dire che più vado avanti più resto stupito dal da come Dio agisce in queste persone e faccio degli esempi eh, Voglio partire da Fabio, che è un ragazzo con sindrome di Down, che conosco fin da quando era piccino, ed è simpaticissimo come genere di ragazzi con sindrome di Down sono. Ma quello che mi stupisce è la preghiera. Allora, lui ha degli interessi particolari. Intanto l'ho diciamo, nominato vice capo perché gli interessa come dire, il ruolo. E poi, ovviamente, ha come dire, attenzione al femminile. Ora, quando lui fa la preghiera, quello che è impressionante è che. La prende larga, cioè nella sua preghiera porta tutti, si comincia dal Papa, si procede col vescovo, con i suoi amici, ovviamente, soprattutto con le sue amiche e, e con la sua fidanzata, anche se eh, il, il consenso ancora non gli è chiaro. Comunque, diciamo che nella semplicità della sua preghiera, tuttavia, e mi domando, ma questa capacità di sguardo, di capacità di intercessione no, che c'è nella sua formulazione, ecco, non è proprio così comune. Oppure, altro esempio, eh, c'è un ragazzo si chiama Francesco che ha una forma di autismo, è un ragazzo con autismo ad alto funzionamento, ha tanti interessi culturali. Quando andammo alla GMG di Fracovia nel 2016 io non lo conoscevo a fondo, l'accompagnava una un'operatrice del nostro centro e Avevo capito che insomma aveva tante, tante curiosità intellettuali. Eh, sul pullman, a un certo punto, scendiamo alla, alla frontiera con la Cecoslovacchia e mi fa a Bruciapelo una domanda: Dice ma Ireneo quando è diventato vescovo di Lione? Dico, guarda, Francesco, ora se vuoi un po' di Ireneo ti parlo, ma ora proprio quando è diventato vescovo di Lione non ti saprei dire. Lui lo sapeva e eh, mi aveva messo alla prova. Bene, andiamo alla catechesi degli italiani a, a Cracovia, e parla il cardinale Bassetti, fa la catechesi ai giovani, una chiesa piena di 2000 giovani, e a un certo punto mi arriva la compagna e mi dice, guarda, Francesco vuol fare una domanda. E dice, per carità, se gli fa una domanda al cardinale tipo Ireneo, mette tutti a disagio. Ma mentre questa mi domandava, Francesco alza la mano e il sacerdote che... Distribuiva, diciamo così, le domande col microfono gli si avvicina. Allora, l'inizio della domanda di Francesco si può vedere anche se si va a cliccare su, su quella catechesi del cardinal Bassetti a Cracovia, eh, inizia così: ieri sera, prima di addormentarmi, leggevo Apocalisse 21. Alla luce di questa lettura vorrei domandarle come il cristiano oggi può dare testimonianza dentro la storia. Contemporanea anche alla luce di quello che il Papa ieri ci ha detto sui fenomeni di terrorismo, eccetera, eccetera, ora l'ho sintetizzata così, però era la domanda forse più acuta, che veniva da un giovane eh, che evidentemente aveva un orizzonte più vasto anche di altri giovani. Io devo dire, la sentì come una lezione che Dio mi dava, perché se fosse stata per me, lui la domanda non l'avrebbe fatta. Quindi capì subito come dire, la lezione di finesse che il Signore mi dava, perché avrei bloccato l'azione dello Spirito. Vedo alzarsi a un certo punto vescovi e cardinali eh, che vanno a congratularsi con lui e vengono anche da me, ma io assolutamente non c'entravo nulla, anzi andai a confessarmi dopo perché capivo che avevo sbagliato atteggiamento. Cioè noi a volte dimentichiamo questa azione di Dio, come dire, in coloro che sono la presenza divina ferita di lui per usare una frase di Paolo VI in cui lo spirito agisce a noi sta come dire di assecondare questa azione dello spirito ma veramente Dio ci sorprende quante volte il Papa ce lo ripete lasciatevi sorprendere da Dio nel mondo della disabilità si capisce che Dio agisce in maniera misteriosa e sempre sorprendente per dirvi l'esperienza di preghiera che poi fa domandare anche a me: ma te l'hai per esempio questa freschezza di relazione col mistero? Cioè, quando per esempio alcuni ragazzi fanno la preghiera e dicono che gli dice a Gesù: Che è bello, eh, che una mi dice profumata al caffè che per lei è il massimo del complimento. Evidentemente sono espressioni semplici, no? ma c'è una freschezza di affetto, che mi pone la domanda: ma te ce l'hai questa relazione? Fresca col Signore, e, e poi ci sono le cose ancora più misteriose. Ecco, noi abbiamo una bambina, anche questa con sindrome di Down, che ora è una ragazzina, ora si prepara per la crescita. Ma quando venne a prepararsi per la comunione aveva circa sette anni. Le era morta da poco la mamma. E io durante anche la celebrazione le faccio fare le, le intenzioni di preghiera. Bene. Lei prega sempre per la mamma, per il babbo, poi è dolcissima perché ancora finita la preghiera va dal babbo, l'abbraccia, c'è una tenerezza particolare. Ma vedevo che fin dalle prime volte che veniva alla celebrazione, quando arrivavo a consacrare, mi si avvicinava all'altare e io non riuscivo a capire la dinamica. Una volta la guardo, mi indica l'Eucarestia e. Siccome la mamma era morta da poco tempo, come dicevo, mi guarda, vede che la guardo, mi indica l'Eucarestia e mi dice «la mamma!». Io mi sono sentito, come dire, sorpreso perché, capite, no? È difficile parlare della comunione dei Santi, specialmente a una bambina di 7 anni, lo facciamo in alcune occasioni, domandai al babbo se ne aveva parlato lui, la catechista, le ho chiesi, evidentemente nessuno l'aveva fatto. Allora noi questo dobbiamo, secondo me, io lo sento proprio come realtà continuamente da scoprire, non dobbiamo dimenticare che veramente lo Spirito agisce. Eh, Gesù ce l'ha detto che si rivela ai piccoli, eccetera. Allora secondo me di vivere accanto, di assecondare questa azione dello Spirito rendendoci conto che il protagonista primario è Lui e che queste persone molto hanno da dare a tutta la dimensione della realtà ecclesiale. Capite, no? Certe celebrazioni dove eh, a volte ci sono preghiere del genere o ci sono gesti, perché per esempio alcuni di loro, specialmente i ragazzi down, amano esprimersi con i gesti. Insomma, a volte in un gesto ci legge una profondità di relazione col Signore, o comunque una freschezza di relazione col Signore, che diventano un segno per tutta la comunità. E allora, questo mi pare un aspetto che noi dobbiamo valorizzare di più: accogliere il dono che appunto loro sono, come mi pare nella testimonianza appunto di, di Noen emerge. Poi potremo parlare, magari lo facciamo dopo, anche delle esperienze di vertice, no? Se la preghiera è un rapporto di amore. È un guardare a Gesù amando, lo dice Santa Teresa, è, è un incontro di libertà: è l'incontro tra la sete di Dio e la sete dell'uomo. Ecco, in esperienze del genere si capisce molto bene fino a quei vertici che alcune persone vivono, e penso appunto a quello che ha scritto una donna di Trento, Chiara M., che ha pubblicato diversi libri, tra cui Oscura, Luminosissima Notte, dove. L'esperienza della notte oscura di cui parla Giovanni della Croce, in qualche modo si attualizza nella sua esperienza. Ora non c'è tempo di parlarne a lungo, ma eh, vorrei dire che nel mondo delle disabilità a volte si incontrano proprio delle dimensioni di profondità spirituale che sono sorprendenti. Leggo semplicemente di Chiara M., che è una donna, appunto, che ha lavorato, credo proprio come infermiera, fino a una certa età, poi per una malattia progressiva vive da anni in carrozzina, ma evidentemente vive questa sua condizione di disabilità e con sofferenza anche grave, con una profondità e una dedizione che insomma ci fanno capire che cos'è la mistica del quotidiano. Anche, no? Infatti mi fermo soltanto a leggere un suo pensiero, è un pensiero in cui lei esprime la sua condizione interiore. È il 14 dicembre del 2003, quindi è la festa di Giovanni della Croce, e lei a un certo punto, dalla profonda sofferenza che vive, si rivolge al Signore con un grido proprio di, di, di amore. E scrive così: Sto ai piedi della croce, come Maria in quello stabat, in quella solitudine, in quell'abisso di dolore, in quel deserto, in quel nulla, in quel silenzio. Fino a quasi fondermi dentro la croce, diventare croce, essere croce. Sento quelle due braccia aperte e inchiodate a quel legno che mi abbracciano. Mi fondo in quell'unico dolore, divento dolore, sono dolore. Ed ecco il miracolo, inspiegabilmente sono fuori, ho attraversato la croce, sono nella risurrezione, sono nella gioia, piena, profonda, sono nella pace, quella pace che il mondo non può dare perché non la conosce. Ecco, ora, capite che queste sono diciamo, esperienze di vertice, ma che si danno dentro la nostra realtà, anche dentro le nostre realtà, e quindi credo che noi dobbiamo essere attenti a coglierle cercando di collaborare all'azione dello spirito. Come ecco, provo a denucleare alcuni punti per eh, dire come si può cercare di realizzare questo accompagnamento. Per, delle persone con disabilità anche con eh, disabilità grave. Primo punto, innanzitutto è necessario coltivare uno sguardo contemplativo che sappia riconoscere nelle persone disabili la carne di Gesù. Quante volte il Papa ha usato questa espressione? Io ho in mente un episodio dell'inizio pontificato quando andò per la prima volta il 4 ottobre 2013 ad Assisi e già prima dell'otto del mattino andò al Seraficum e lì ebbe questo incontro con le persone gravemente disabili dove lui aveva preparato un discorso ma in quell'incontro lo lasciò da parte il discorso e improvvisò no? una bellissima riflessione sul fatto che lì si poteva toccare appunto eh, la carne di Gesù, la carne ferita di Gesù per accompagnare spiritualmente queste persone occorre riconoscere in esse la presenza divina ferita. È un'espressione di Paolo VI in un discorso del 1973 all'Ufficio internazionale cattolico dell'infanzia. Esse ci vengono affidate come un dono prezioso in cui si rivela la bellezza, l'amore, la poesia di Dio. Per accompagnare occorre adorare. Riconoscere, specialmente nella persona con grave disabilità, una piccola ostia bianca. È l'espressione di Emmanuel Mounier a proposito della propria figlia Françoise, gravemente disabile, non di è quindi di Mounier c'è questa bellissima riflessione su questa bambina sul cui significato, sul, eh, sulla cui realtà appunto si interroga. E dove dice che di fronte a quel lettino mai aveva sperimentato così in profondità la dimensione della preghiera profonda, dell'adorazione. Gli occhi della fede, gli occhi dell'amore, ci permettono di riconoscere una presenza proprio perché l'amore è occhio. Nell'accompagnamento spirituale delle persone disabili, questo sguardo contemplativo ha bisogno di essere costantemente rinnovato, approfondito, attraverso uno spirito di preghiera. Che apre a relazioni comunicative più profonde. Questo, a mio avviso, è il primo punto. Secondo punto: questo permette di vivere una relazione di aiuto caratterizzata dall'accoglienza, dall'amore, che sa riconoscere, ascoltare e curare le piaghe di Gesù. Anche questa è un'espressione di Papa Francesco. Che chiedono di essere riconosciute nella loro unicità irripetibile, nelle loro esigenze non solo di assistenza materiale, che ovviamente è fondamentale, ma anche di assistenza spirituale. E ciò implica la necessità di considerare la persona nella totalità del suo essere, specialmente di fronte a condizioni di maggiore fragilità psichica e mentale. Si tratta appunto di prendersi cura di un soggetto incarnato accompagnandolo nella concretezza dei suoi vissuti. Un soggetto con una propria dignità, con una propria vocazione e missione, un soggetto attivo e responsabile dell'opera di evangelizzazione e di salvezza, come scrive Giovanni Paolo II nella Christi Fidelis al numero 54. Anche egli è mandato come operaio nella vigna del Signore. Terzo, l'accompagnamento può avvenire solo attraverso una vita condivisa una compagnia fatta di prossimità, di attenzione amorevole, di fedeltà, di tenerezza. Specialmente con i disabili gravi è richiesta tempo, dedizione, una capacità di cogliere il loro modo di comunicare che può attuarsi solo attraverso una prolungata frequenza talvolta attraverso lo studio di particolari linguaggi. È fondamentale la fedeltà. Ad un rapporto di amicizia con persone che rischiano di essere profondamente ferite dal venir meno di relazioni preferenziali, da una comunione spezzata, interrotta. Quindi occorre rapportarsi sempre con questo amore delicato, con tenerezza, con un atteggiamento che deve rivelare all'altro che è prezioso agli occhi di Dio. Occorre volgersi alle persone disabili. Con quella che il Papa definisce una ternura de Eucaristia, cioè una tenerezza eucaristica. <coughs> per realizzare questo atteggiamento, questa modalità relazionale, occorre una formazione del cuore che diventi attitudine permanente al rapporto empatico. Solo così la cuore è possibile positivamente all'ascolto dell'altro, diventando strumento di consolazione e testimone di speranza. Quarto, chi accompagna spiritualmente è chiamato ad essere strumento della consolazione di Dio, soprattutto nei momenti della prova della, della malattia, dell'approssimarsi della morte. Ciò richiede modi e gesti appropriati evitando atteggiamenti inadeguati che impediscono l'irradiarsi della vera consolazione. E ciò si rende possibile attraverso l'interessamento personale, la fede incrollabile nel valore e nel significato della vita, anche nei momenti di oscurità, una speranza insopprimibile, teologale, ardente, che infrange i confini della morte. Solo così possiamo accompagnare le persone disabili facendoci presenti Condividendo il dolore, entrando in profonda comunione, cercando di dire in ogni circostanza, anche con il nostro silenzio, non aver paura, ti amo e Dio ti ama. Quinto, chi accompagna spiritualmente le persone disabili deve essere soprattutto un uomo che sa discernere le emozioni dello spirito attraverso i gesti, le espressioni non articolate, gli sguardi, i linguaggi non verbali. Talvolta più rivelativi di ogni parola. Un uomo che sa interpretare le lingue, eh, diciamo, l'interpretazione eh, delle lingue è un carisma paolino, no? Che sa riconoscere il particolare carisma presente nel disabile. Uno degli scopi della direzione spirituale, afferma Nowen in un altro libro, Consolazione e la Tristezza, è aiutare le persone a scoprire che hanno già qualcosa da dare. Il direttore deve perciò essere uno che riceve e dice, vedo qualcosa in te e desidero riceverla da te. In tal modo chi dà scopre il proprio talento attraverso gli occhi di chi riceve. In questo caso si tratta di cogliere un dono prezioso di Dio nascosto nella debolezza, nell'estrema vulnerabilità, in un cuore che rivela talvolta una vita mistica irraggiungibile da molte persone intellettualmente acute. Occorre soprattutto essere attenti e accogliere espressioni di preghiera sorprendenti, come dicevo, per profondità, immediatezza e freschezza affettiva. Sesto, chi accompagna spiritualmente deve essere disponibile a vivere una relazione di reciprocità, di amicizia in Cristo che sollecita ad una trasformazione spirituale, a vivere una spiritualità di comunione che scaturisce innanzitutto da uno sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità, che abita in noi e la cui voce va accolta anche nel volto dei fratelli che ci stanno accanto. Così dice appunto sempre Giovanni Paolo II al numero 43 della Nuovo millennio in Eunte. Non è possibile realizzare un autentico accompagnamento se non siamo aperti al dono che l'altro appunto ci offre. Settimo. Chi accompagna persone disabili può essere facilitato a cogliere la vocazione alla paternità spirituale. Noe ne parla nel suo libro L'Abbraccio Benedicente, dove descrive la chiamata per lui sorprendente a identificarsi nella figura del padre mentre contempla il quadro di Rembrandt, il ritorno del figlio al prodigo. Egli scopre con sorpresa, proprio vivendo in mezzo a disabili, che può identificarsi non solo nella figura del figlio minore e del figlio maggiore, ma soprattutto nella figura del padre misericordioso di cui è chiamato a diventare segno. È la vocazione ad essere un padre che può accogliere con calore i propri figli, un padre disposto a rivendicare per sé l'autorità della vera misericordia. Osservando le persone con cui vivo, scrive Nowen, sia disabili, i loro assistenti, vedo in loro l'immenso desiderio di un padre in cui paternità e maternità sono una cosa sola. Tutti hanno sofferto l'esperienza del rifiuto e dell'abbandono. Tutti sono stati feriti mentre crescevano e si facevano adulti. Tutti chiedono se sono degni dell'amore incondizionato di Dio e tutti cercano un posto dove, una volta tornati, possono starsene al sicuro ed essere toccati da mani benedicenti. Infine, ultimo punto, l'accompagnamento spirituale richiede soprattutto delle comunità vive, delle comunità in cammino, dove la mistica della fraternità, o fraternità mistica, così eh, dice il Papa in Evangelii Gaudium, eh, possa appunto realizzarsi. E lo, lo ha ripetuto nella catechesi dello scorso 4 gennaio, quelle, era una delle ultime, forse l'ultima, se non sbaglio, dedicata al discernimento, dove dice. Questo accompagnamento può essere fruttuoso se, da una parte e dall'altra, si è fatta esperienza della figliolanza e della fratellanza spirituale. Scopriamo di essere figli di Dio nel momento in cui ci scopriamo fratelli, figli dello stesso Padre. Per questo è indispensabile essere inseriti in una comunità in cammino. Non siamo soli, siamo gente di un popolo, di una nazione, di una città che cammina, di una chiesa, di una parrocchia, di questo gruppo una comunità in cammino. Grazie Don Diego, A voi. grazie per le sue parole eh, impegnative, eh, grazie anche perché ci ha esemplificato alla fine eh, un elenco di condizioni, no? di possibilità meglio di accompagnare spiritualmente, ma io, io riprenderei qualche passaggio a partire dall'inizio. Sono contento di come lei ci ha presentato questa eh, opportunità di accompagnamento spirituale a partire dal livello di santità, eh, che è un elemento, come dire, già impegnativo per i cristiani, per chiunque. No? E, e ce l'ho ricordato che non abbiamo probabilmente un'altra meta, un altro obiettivo se non questo. No? E a partire da questo elemento eh, ce l'ha rimandato, perché eh, la, la dimensione della, della disabilità, qualche volta noi pensiamo, eh, magari con un atteggiamento un po', diciamo, popolare, nel senso non migliore del termine, è poverino, no? è, è già disabile, vuole che Dio non lo prenda in paradiso, eh, quasi che quella condizione, certo, riconosciamo quella condizione. La possibilità di accedere al, al paradiso, però lei ce l'ha presentati praticamente come maestri di santità, cioè non solo con la possibilità che un disabile sia uh, in paradiso, accanto a Dio, ma addirittura maestro di santità. È proprio questo? È, è perché qualche volta ci viene, vabbè, ma oh, noi per la santità facciamo già tanti, tanti passaggi difficili, ascetici. Eh, a partire, per esempio, dalle scelte etiche, ma un disabile psichico, magari piuttosto grave, è capace di scelte etiche? Sono interrogativi che ci, ci prendono, ma come, come fare a rispondere? Eh, ma questo probabilmente è, è, un, è un interrogativo eh, che dovrebbe essere un po' per tutti i cristiani, ma noi rispondiamo a Dio attraverso le nostre scelte etiche o attraverso qualcos'altro? Lei ha avuto questo passaggio, no? In un certo punto la capacità di rispondere all'amore è questo don diego direi di sì direi che questo che questo è l'essenziale ecco e, e devo dire che in questa disponibilità in questa disponibilità a lasciarsi amare no perché in fondo anche qui il punto decisivo per tutti poi è questo no lasciati amare lasciati plasmare dall'amore quando c'è questa intuizione in loro, ecco io. Appunto penso ad alcune situazioni, anche di persone, anche adulte, che, che ho visto, hanno fatto, alcune non ci sono più, stanno facendo un cammino di santificazione. Eh, penso anche a alcune persone con disabilità che hanno scelto, per esempio, la via del matrimonio. Eh, capite, no? È un cammino di santificazione impegnativo, impegnativo per tutti e in quelle condizioni forse ancora di più, eppure si vedono delle cose stupefacenti e anche a quel che accade intorno, cioè evidentemente la persona disabile chiama tutti eh, ad una scelta. Laddove il sì detto a Dio attraverso quella persona è pronunciato, io vedo delle cose straordinarie, soprattutto nell'esperienza di, di mamme. Ma voglio dire, la nostra comunità è nata neanche da una mamma, pensate, da una zia che aveva questo nipote gravemente disabile e ha dato vita a tutta questa, questa fondazione. Allora, il Papa ci parla della santità della porta accanto, e, e, e un mente ora, questa zia, che appunto si chiamava Alemagna, era una donna piena di gioia, avendo dedicato tutta la sua esistenza a questo nipote quando si andava al mare noi abbiamo anche un soggiorno estivo eh, dove andiamo fin dai primi anni 70 io allora ero infante ma insomma diciamo dai primi anni 80 a marina di massa ho frequentato ho visto queste donne che come dire pur nelle, nelle prove nelle difficoltà evidenti che si trovavano a vivere ecco facevano tutto con grande gioia no? E, se ci pensiamo, questa gioia che permane è il segno di una santità che in qualche modo diventa irradiante. E questo diventa, secondo me, un segno, una provocazione anche per le nostre comunità. Certo, certo. Eh, io ho una difficoltà, Don Diego, mi aiuti? Eh, siccome vivo in una struttura dove ci sono eh, due comunità con eh, persone che hanno disabilità psichiche insieme... Ad altre comunità con diverse eh, patologie psichiatriche. Eh, capita che noi abbiamo celebrato il mese scorso la giornata mondiale del malato. Io, però, ho difficoltà a dire di un disabile psichico che è un malato perché certo. mi sembra una condizione, anzi, poi per come ce l'ha presentato lei, una direzione, di, no, non diciamo fortunata nel senso, ma nel senso del dono sì. Io ho questa divisione, non bisogna ca... chiamarli malati. E infatti non si devono chiamare malati. Non a caso anche la Chiesa pone due giornate distinte, no? quella del disabile il 3 dicembre e quella del malato l'11 febbraio. Va bene? E questa <coughs> è una condizione appunto permanente. La distinzione va fatta perché se no non si capisce, vorrei dire, il mistero anche della persona. Con disabilità e eh, non sempre questo effettivamente è chiaro però ecco eh, ritornando a quella quell'espressione ultima che usava no mi viene in mente proprio quello che dice Munier in, quel, in quella pagina di diario che a un certo punto usa questa espressione forte no rifà tutta la storia è nata questa bambina lì per lì con la moglie si era lasciato prendere questa psicologia della sventura lui la definisce no aver sognato questa bambina eh, bella perfetta eccetera e poi trovarsi in una situazione con disabilità gravissima e poi come è cambiato anche lui e nella moglie lo sguardo e, e finisce quella pagina eh, dicendo una grazia una grazia pesante ma come dire una grazia che ci fa capire come questa realtà come dire, è un dono da preferire anche ai, ai giochi consueti che i padri e le madri fanno con i bambini ora capite che questa è un'espressione forte di un grande filosofo, eh, di un grande pensatore, ma anche di un grande uomo di Dio, che, però, come dire, orienta ad avere lo sguardo adeguato. Ecco, ritornando, anche quella scena del papa a, ad Assisi, eh, si vedeva che era commosso perché ci riconosce. Ci riconosceva dentro una presenza eh, misteriosa ma reale <ride> del Signore eh, eh, che gli parlava anche a lui, ecco. E eh, forse è, è questo mutamento di sguardo di cui noi abbiamo soprattutto bisogno per valorizzare anche, ripeto, le ricchezze che ci sono in queste persone. Molto bello, lei ha usato molte volte l'espressione sguardo e sguardo contemplativo, che è qualcosa che. A me piace molto, poi abbiamo imparato in questi ultimi anni a guardare, magari a non vedere tutto il viso di una persona con le mascherine, ma a puntare molto sullo sguardo e quante cose possiamo dire. Grazie, perché ha sottolineato, e questo è, sarebbe un vero e proprio percorso da compiere: l'utilizzo di linguaggi differenti. È chiaro che non possiamo usare in certe situazioni, come dire, un linguaggio logico-matematico dobbiamo utilizzare altri linguaggi, ma è proprio questa la bellezza. Ricordo la prima volta che ho accompagnato uno dei sacerdoti che poi è venuto qui a lavorare con noi, eh, entrando in questa comunità di persone con disabilità psichica, eh, gli sono saltati addosso al punto da strappare anche un bottone involontariamente, un bottone del cappotto, e, e, e quindi si è sentito eh, per un verso quasi aggredito, ma aggredito in maniera benevola, come persone che accolgono senza distinzione, senza barriere ed è sintomatico anche come entrare in questa comunità eh, loro ti danno non ti chiedono altre patologie psichiatriche altre eh, appunto stati di coscienza alterati molto spesso capita eh, no, che una persona eh, ti venga incontro chiedendo qualche cosa un caffè un euro qualcos'altro io non ho mai avuto da loro richieste di questo tipo ma cariche di affetto invece non so se anche per lei è, 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 è così, stato così. Con... È, la, è, la, è la fotografia quella che sta facendo, no? E sa, volevo aggiungere un'altra cosa che nasce dall'esperienza. Io, anche qui per chiamata, ho la grazia anche di insegnare in una scuola superiore, in un liceo classico della mia città da 41 anni e sento la vita come missione che si deve affidare di creare un ponte fra questi due mondi, no? Quello degli studenti. È quello appunto della disabilità e dell'esperienza forte che a volte fanno dei giovani, magari dei giovani anche apparentemente lontani, ma quando si sentono, come dire, abbracciati da questo affetto profondo e eh, disinteressato che loro hanno, ecco, sono capaci di essere toccati in profondità e nella nostra comunità molte scelte di vita, anche di scelte che so, di vocazione professionale, qualcuno come me è diventato prete, ma altri che so, si sono dedicati al, alla, alla ricerca scientifica o a, a diventare medici che, che, che ora lavorano anche lì. Fin da giovani tutto è nato da questo incontro in cui evidentemente è passato un mistero nell'abbraccio di questi ragazzi. E questo è difficile spiegarlo, ma provare per credere quando, per esempio, noi andiamo al soggiorno estivo e arriviamo in fondo, i giovani a volte mi, mi dicevano e mi dicono: Professore, non la facciamo l'ultima riunione. Io all'inizio non capivo perché non voleva fare l'ultima riunione, ma poi ho capito perché prendeva una tale commozione perché si rendevano conto che avevano vissuto qualcosa di bello e di sorprendente, che magari non immaginava e che ora si stava in qualche modo. Concludendo, e questo a me pare significativo, anche appunto per eh, la missione no? che queste persone certo. hanno anche all'interno della realtà ecclesiale, certo, in qualche modo potremmo dire che il mistero della mente non è lontano dal mistero di Dio, anzi, probabilmente ce lo rivela. Certo. Eh? Eh, le certo. pongo due domande certo. che i nostri partecipanti, ehm, una eh, dopo aver visto un film in cui una ragazza con sindrome di Down diventa consacrata laica, chiede e quando i genitori non sostengono l'accompagnamento del, spirituale del figlio o della figlia, come procede? Magari qualcuno si vergogna anche. No? Questa è una sì. domanda, l'altra eh, domanda eh, probabilmente la tratteremo anche la prossima volta proprio sui sacramenti, però intanto gliela, gliela rivolgo. Come vede la possibilità di celebrare il sacramento del matrimonio tra persone disabili? A allora, parte dalla seconda, evidentemente ci devono essere delle condizioni adeguate no? di, di, di scelta, ma questo accade così come accade anche per la vita consacrata. Eh, certo. Noi abbiamo qui in Italia delle testimonianze molto belle anche su, a Como c'è una ragazza dell'Ordo Virginum con sindrome di Down. Ma quando abbiamo fatto l'incontro nel 2017 al Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, una delle testimonianze più straordinarie sono, è stata data sono, è stata data da una comunità di suore, di spiritualità diciamo benedettina, francese le piccole sorelle dell'agnello che hanno accolto ragazze con sindrome di Down e sono dopo un lungo discendimento ecclesiale fatto con i vescovi, fatto con la Santa Sede eccetera e c'è anche un, un filmato mi pare in francese bellissimo dove si capisce ascoltando la testimonianza di queste giovani è come dio irrompe quando il signore irrompe irrompe si capisce da quello che dicono ecco di come sono state toccate dalla grazia ed è bellissimo vedere questa comunità con eh, che appunto dove si vedono queste persone che lavorano che pregano che vivono insieme eh, e quindi siamo noi a volte che pensiamo impossibile qualcosa che invece Dio realizza, e, e questo è, per questo è importante l'accompagnamento e il discernimento. Cioè, a noi sta di assecondare l'opera di Dio perché i protagonisti non siamo noi. Grazie. Don grazie, voi. grazie per questo. E, vai, insomma, mi lascia quasi senza parole perché eh, c è, c è, è una presentazione sconvolgente per certi aspetti, perché pone appunto la, la reciprocità su questo è un'espressione un che l'ha usato diverse volte. Eh, è, è come davvero ci sia un'inversione di rotta da, da mettere in atto, da pensare e da mettere in atto, perché davvero possiamo eh, cambiare un po' le, le, le situazioni. Quindi non guardare con, con vergogna piuttosto che con. Eh, disagio, eh, disagio che stavolta diventa nostro eh. bene eh, don Diego anche i commenti non tanti eh, si vede che ci ha lasciato un po eh, eh, perplessi qualcuno dice la, la sua è stata una grande lezione di vita quella di oggi eh, e ci lascia così pensierosi eh, eh, sul, sul dafasi ma è una bella inversione di, di prospettiva è, è una prospettiva Uh, utile eh, sia a noi ma soprattutto se ci poniamo proprio nell'ottica come molti dei nostri partecipanti e di coloro che seguono questo corso eh, si, si pongono no? in questo modo. Sottolineo ulteriormente questa dimensione dello sguardo contemplativo che mi, mi sembra eh, un, un elemento da acquisire eh, non facile ma eh, su cui ognuno si può confrontare. Gli altri aspetti, l'elenco che ci ha dedicato alla fine, eh, ci pone nella prospettiva di apprendere sempre di più. Bisognerebbe probabilmente dedic dedicare eh, una, un webinar particolare sia alla dimensione della relazione d'aiuto che alla consolazione, su come dare consolazione, su come utilizzare, su come discernere lo spirito, no? sono espressioni che, che ha usato. Come avere questa amicizia con Cristo e coglierla nel fratello, eh. Però una perplessità, così magari ci aiuta ancora di più. Siccome molti di noi, cioè lei è da tantissimi anni che ha vissuto prima da ragazzo, come diceva, fino alla maturità con cui segue adesso, e però chi si trova per brevi momenti non rischia forse di illudere persone con disabilità psichiche rispetto all'affezionarsi e poi a mollare perché uno magari non può dedicare tutta, tutta la propria esistenza a questo, come non illudere, ecco eh, dunque: sicuramente, scusate, ma dunque, sicuramente questa permanenza relazionale attraverso il tempo facilita molto, bene perché. Hanno anche bisogno talvolta di tempo per identificare per entrare nella relazione, eccetera. Evidentemente risponderei così eh, con un'immagine, d'accordo? Quando ero giovanissimo eh, al mare, avevamo un ragazzo disabile molto grave di origine marocchina, si chiamava Fuad e il mio padre spirituale mh, Don Renato Gargini. Una volta l'ho presa in braccio e questo bambino gli faceva dei sorrisi stupendi. Il padre musulmano, dunque, di questo bambino, gli disse: Questi ragazzi sentono il cuore. Allora, io credo che nel tempo prolungato o nella relazione immediata, avere la disposizione del cuore al dono e all'accoglienza dell'altro, sia un elemento decisivo che può portare appunto gioia, certo però eh, preferibilmente eh, bisogna cercare di coltivare le relazioni, perché mh, è vero che ci sono varie forme di, di, di sensibilità, di affettività eccetera, però, però capite bene che una costru la costruzione di una relazione di amicizia evidentemente richiede eh, una continuità. Ecco, quindi non ho una, una formula. Penso però che anche nel rapporto immediato, cioè temporaneo, questo esserci dentro, esserci dentro cercando de, di essere strumento di un altro diventa decisivo. Come dire, possiamo dare tutto nel momento presente, anche se poi non daremo tutto il tempo dell'esistenza. Esatto, esatto, esatto. Direi che questa è la traduzione giusta, sì. Grazie a lei Don Diego, grazie per quello che ci ha regalato, grazie per la testimonianza che immagino continui ad offrire con, accompagnando persone con disabilità. Grazie a tutti Speriamo i partecipanti. Con del Signore. <ride> grazie mille e auguri per la sua vita. Eh, grazie, ringrazio tutti a tutti. Per aver... grazie. grazie. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, coloro che vedranno ancora eh, il nostro webinar nei giorni successivi. Vi ricordo che abbiamo ancora un altro appuntamento, l'ultimo di questo percorso appunto di accompagnamento spirituale delle persone con stati di coscienza alterata e la dedicheremo proprio alla dimensione sacramentale. I sacramenti a persone con disabilità mentale possiamo come? Beh, è l'interrogativo con cui apriremo il nostro intervento. Grazie a tutti e al prossimo giovedì.